Quello che abbiamo chiesto ai ragazzi delle università milanesi è stato di credere in questo progetto, così come ci crediamo noi di Arexpo e il nostro partner Gentilizia. Quindi non abbiamo commissionato un lavoro, ma abbiamo raccontato un progetto, che è il progetto Mind. Il nome serve alla creazione di un luogo, ma serve soprattutto alla creazione di una nuova identità. È un punto di partenza. Bisogna da questo nome costruire un'immagine importante. Qui noi vogliamo rimettere comunque l'uomo al centro. Mind è l'acronimo di Milano Innovation District, ma per noi Mind è anche la mente umana. L'università, l'Accademia Brera, c'entrano in questo. Abbiamo coinvolto una serie di ragazzi brillanti, perché uno degli obiettivi di questo luogo è raccogliere menti brillanti con competenze diverse e farli pensare al futuro. We will be required to develop a communication plan addressed to the state of art. Mind has to be a success. L'idea che noi abbiamo è, per esempio, appunto di avere dei punti informativi particolari, di design. The main purpose of the communication project is really how to convince the people that Mind is Milano. Mind has to be a destination. Il tema della partecipazione è un tema su cui battete con, diciamo, accenti diversi, ma sostanzialmente tutti. Mi ha colpito perché hai interpretato perfettamente lo spirito che ci sta muovendo. Ci siamo concentrati sul capire come costruire l'identità del parco, su cui poi basare tutto un piano strategico di azione. Mettere le proprie conoscenze, le proprie competenze a servizio per creare un'identità. Hanno lavorato sul piano di comunicazione, ma dando un contributo strategico molto importante, che è quello di declinarlo in plot narrativo. Per poter utilizzare tutto ciò che ha sviluppato a Tri in termini di comunicazione in uno sforzo di integrazione. Tre istituzioni importantissime lavorano assieme, lo IUN, il Politecnico e l'Accademia di Brera. I ragazzi hanno progettato luoghi di ritrovo, dei punti informativi, installazioni straordinarie, percorribili dalle persone. Che si sappia che Mind è qualcosa di più che un luogo di aggregazione per attività di grandissimo respiro, è qualcosa di più per l'umanità. Tante voci diverse, ma giustamente diverse perché nascono da sensibilità differenti, ma che se riusciamo a integrare e a coagulare in un progetto comune come sta avvenendo, possano davvero dare una ricchezza importante. Mind, Parco Scientifico e Tecnologico di Milano, dell'Italia e dell'Europa, sta prendendo forma e colore. Grazie a tutti!